intitolata alle vittime di Matmark, una via di Domegge di Cadore. Luxottica, 50 anni di eccellenza, un successo a Gordino che si riverbera in tutto il mondo. Veneti uruguaiani in provincia. Feltre, capitale delle bocce. In Val Bioise, un significativo gemellaggio con il Brasile. Successo per il concerto dei Stravartefora organizzato dal gruppo giovani ABM. Da Longarone Fiere, agevolazione per i soci ABM. Per una settimana, dal 4 all'11 settembre, Feltre è stata la capitale delle bocce, ospitando per la prima volta nel Veneto i campionati mondiali. Erano presenti 37 nazioni di 5 continenti. Il gioco delle bocce ha origini antichissime e nei tempi moderni la diffusione di questo gioco nel mondo è avvenuta anche grazie agli emigranti italiani. Il medagliere finale vede al primo posto la Slovenia, seguita dalla Francia. All'Italia l'orgoglio di vincere l'ultimo titolo in programma, quello del tiro progressivo, con il friulano Marco Ziraldo. Valle del Bioys, composta da Canale d'Agordo, Cencenighe, Falcade, San Tommaso, Vallada e Massaranduba, Santa Caterina, hanno siglato lo scorso 27 agosto il loro gemellaggio, nel ricordo dei tanti che a fine 800 partirono da queste valli e non fecero più ritorno. Oltre a costruire un futuro per sé e per le loro famiglie, questi emigranti seppero mantenere fermi e vivi il ricordo e l'affetto per la terra d'origine, trasmettendoli con l'orgoglio ai figli e ai discendenti. Il gemellaggio è un forte impegno per rafforzare i vincoli di sangue e di fratellanza in attività culturali, sociali, economiche, per un comune futuro di sviluppo e di progresso. Presenti i consigli comunali al completo, la cerimonia è iniziata dopo un momento di raccoglimento per le due guide alpine cadute il giorno prima sul Pelmo. Iria Tancon, presidente della famiglia bellunese di Jaraguá do Sul, ha presentato la sua tesi di laurea, recentemente pubblicata in portoghese e in italiano, su Il dialetto veneto, Canalin, ponte tra Belluno e la valle di Itaiai. Dopo gli interventi istituzionali si è firmato il documento del gemellaggio. È stato grande il successo per il concerto organizzato dal gruppo Giovani ABM come contributo per il 45esimo dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Sabato 10 settembre presso il Centro Culturale Piero Rossi di Belluno con le note della band Stravartefora. Canzoni degli anni 50-60, musiche di Verdi e Puccini, canzoni popolari in dialetto bellunese ed interpretazioni personali hanno reso la serata davvero magica. Il presidente di Longarone Fiere, Oscar De Bona, ha disposto che i soci dell'Associazione Bellunesi nel Mondo abbiano delle condizioni agevolate per l'ingresso agli eventi organizzati al Palazzo delle Mostre di Longarone. Esibendo la tessera di appartenenza all'associazione, insieme ad un documento di identità, verranno garantite delle agevolazioni. Questa iniziativa, partita ad ottobre 2011, rimarrà in vigore per tutto l'anno 2012. L'ABM è lieta di dare questa notizia a tutti gli associati e ringrazia l'architetto Oscar De Bona. E anche questa edizione del TG Bellunesi del Mondo volge al termine. Vi ricordiamo che potete vederci tutti i mesi su Telebelluno e sul canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, www.youtube.com/bellunesinelmondo. Per qualsiasi informazione visitate il nostro sito internet www.bellunesinelmondo.it oppure scriveteci a giovani@bellunesinelmondo.it. Da parte di Mariano un saluto da Gosaldo. Ciao!